Alle nostre spalle il Monte San Vicino, un luogo di stupore e meraviglia, grazie alle faggete secolari, alle gole nascoste e alle colorate praterie piene di fiori che rendono questo posto unico e inconfondibile. È una delle vette più alte tra la Valle delle Sine e del Potenza, grazie alla sua vetta di 1480 metri. Fin dal passato è stato un punto di riferimento per gli antichi viaggiatori, grazie alla sua conformazione che lo rende visibile sia dall'entroterra che dalla costa. Singolare è anche il suo nome, poiché nella geografia nessun santo è chiamato vicino. Il suo nome infatti deriva dal dio Giano, chiamato dai romani Giano Vicinus. Il dio Giano, la divinità con due facce, che incarnava gli opposti, sole e luna, notte e giorno, alba e tramonto, ed era anche il protettore dei viandanti. Alle pendici del Monte San Vicino si trova Braccano, un paesino di 150 abitanti, divenuto famoso grazie ai suoi colorati murales realizzati dagli studenti dell'Accademia di Brera e di Macerata, in collaborazione con molti artisti provenienti da tutto il mondo. Camminando tra le case di questo particolare borgo possiamo ammirare gli oltre 60 murales che sono considerati delle vere e proprie opere d'arte. Alle mie spalle potete vedere il Museo della Resistenza e del Territorio, dedicato a Don Enrico Pogognoni, martire della lotta partigiana. L'eroico parroco fucilato dai nazisti il 24 marzo 1944. Il paese di Braccano e il territorio del San Vicino contavano numerosi gruppi partigiani che si dividevano tra il gruppo Rodi e il battaglione Mario. Oggi è possibile ripercorrere la storia di quel tempo attraverso numerosi sentieri che portano da Braccano al Monte San Vicino. Tutta l'area di Braccano e del Monte San Vicino è quindi molto importante sia dal punto di vista storico che naturalistico che culturale. L'area di Braccano è ricca di ruscelli che confluiscono nel fosso di Braccano e nel loro scorrere rendono l'ambiente molto suggestivo. Merita senz'altro una visita la Gola di Diana, infatti partendo dalla stazione di Braccano e attraversando questo bellissimo sentiero possiamo arrivare in un posto veramente magico, che nelle afose e calde giornate estive offre un magnifico refrigerio. Ed eccoci arrivati in questo posto fantastico. Il cui nome, Gola di Diana, deriva dalla radice indoeuropea via, che significa passaggio. Sicure che questi luoghi vi hanno informato, vi aspettiamo nella riserva naturale regionale di